In Le cose che restano, tu hai un ruolo di un poliziotto infiltrato. Come ti sei trovato? Ti sei divertito? Beh sì, è un poliziotto in borghese, più che infiltrato e diciamo, cerca di scoprire un traffico di droghe ed armi utilizzando per lavoro due prostitute, nel senso che comincia a frequentare nightclub così, ma giusto per capire quali sono i movimenti appunto di queste prostitute che sono legate a questo gruppo di persone che lavora con la droga. È stato molto divertente perché comunque la fase in cui tu devi non farti riconoscere è come un gioco nel gioco, cioè il gioco dell'attore che interpreta un ruolo e poi il personaggio nello specifico che rischia la vita e deve riuscire a non farsi riconoscere, a non farsi identificare. Con Gianluca mi sono trovato benissimo perché eravamo fin dall'inizio molto d'accordo sulla linea, sulla chiave del personaggio. Che indicazioni ti ha dato lui? Ma in realtà credo che diciamo, le proposte che io facevo direttamente in scena ritrovavano in lui una coerenza su quello che io proponevo rispetto al personaggio, quindi diciamo che più che magari cambiare la chiave del personaggio era più cercare dei gradi emotivi che il personaggio poteva avere in ogni singola scena. Non ci sono stati stravolgimenti, anche perché era scritto talmente bene che non era anche difficile prendere una direzione diversa. Che cosa ti aspetti da questa serie? Spero che piaccia e che il lavoro venga seguito attentamente e che appunto tutte le emozioni che vengono rappresentate arrivino al pubblico che seguirà il lavoro.